Grazie Presidente. Io devo intervenire nel merito proprio di questa delibera che va a toccare in maniera specifica quello che è la vita all'interno di una scuola, quindi l'attività propriamente didattica. Dobbiamo ricordare che noi possiamo proporre all'interno delle scuole dei progetti, le quali scuole poi sono libere di accoglierli o non accoglierli questi progetti. Ed è quello che abbiamo sottolineato e messo in evidenza nel corso della Commissione Scuola, quando ci siamo dovuti esprimere nel merito di questa delibera, e credo risulti anche a verbale, anzi sicuramente risulta a verbale. E in quella circostanza fu proprio detto che non possiamo andare a intervenire nella programmazione didattico-educativa all'interno di un istituto che può decidere o non decidere di avviare un progetto, e io virgoletto un progetto, che qualcuno dovrà proporre alle scuole, nello specifico l'orto didattico. Altro è invece identificare un'area esterna alla struttura scolastica, laddove all'interno della struttura non dovesse esserci un'area, un giardino, quello che potremmo definire un giardino, che sarebbe eventualmente trasformato in un orto. Ma anche nell'area esterna noi dobbiamo comunque fare i conti con una progettualità che deve venire fuori proprio dalla scuola, perché deve coinvolgere in un processo educativo docenti e alunni in primis, e all'occorrenza anche i genitori. Quindi laddove noi vogliamo deliberare in questa direzione, andremmo a imporre un qualcosa che a noi non compete, perché, lo ripeto, la scuola in piena autonomia dovrà decidere se, come e quando avviare un progetto educativo, ripeto, legato all'impianto di un orto botanico, un didattico, quindi è un orto comunque di tipo botanico. Pongo anche un'altra riflessione. Un orto didattico creato all'interno di una struttura scolastica, che fine fa nel momento in cui cessa l'attività didattica? Chi lo cura? Qual è il dirigente scolastico che dà le chiavi dell'istituto per intervenire a innaffiare, a curare? Perché un orto necessita di una cura costante e continua. Quindi altro sarebbe una mozione, con la quale mozione si chiede alla Giunta di predisporre dei progetti da proporre alle scuole, affinché le scuole possano avere un percorso educativo di questo tipo. Quindi proprio in questo senso, quindi non perché il progetto, la delibera è stata presentata un anno fa o l'altro ieri. Io non credo che questa Giunta, in particolare l'assessorato ambiente, stia regolamentando un orto didattico. Devo presumere che stia regolamentando un orto urbano. Quindi è il motivo per cui rimane in piedi il giudizio negativo, il parere negativo espresso dalla Commissione Scuola. Quindi anticipo già il voto, per le motivazioni appena esposte, il voto del Movimento 5 Stelle, che ovviamente sarà no. Grazie.